Prego. Grazie signor Presidente. Allora, questa è una questione di pura logica. Se noi ammettiamo che la norma penale può essere fatta e scritta direttamente dal popolo, cioè che non c'è bisogno del Parlamento nella sua funzione di camera di compensazione e di riflessione, se così è, per coerenza noi dovremmo eliminare i tribunali, cioè stabilire che il tribunale che emette le sue sentenze in nome del popolo italiano va rimosso ed è direttamente il popolo che deve dare le sentenze. Quindi si prende il reo, lo si mette nelle mani della famiglia della vittima, si lascia che accada la giustizia del taglione che stiamo cercando di introdurre e si trasforma il nostro Stato, la culla del diritto, dove il diritto romano è nato, la patria di Cesare e Beccaria, in un luogo dove vige la barbarie. La vostra strategia di smontaggio, di distruzione della democrazia rappresentativa, signor Presidente, è gravida di conseguenze serissime per la civiltà del nostro tessuto sociale, della nostra comunità nazionale e il contratto sociale stesso. Sono principi di civiltà base che sono in gioco in questo momento. Io davvero chiedo anche a lei, con l'autorità morale che riveste come terza carica dello Stato e come rappresentante del ruolo di Parlamento, proprio come camera di compensazione e luogo della riflessione, di chiedere alle persone del suo partito e in particolar modo alla relatrice di voler fermare questa pericolosissima deriva e rimuovere la materia penale da questa legge. Grazie.